Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 17ª parte di Pokémon Snakehood. Nello scorso episodio ci siamo addentrati nel deserto e ci era stato detto di andare verso Cuor di Lava. La domanda ora è questa: perché mi trovo qui? Semplicemente perché ora si potrà entrare in questa palestra utilizzando quell'oggetto che avevamo trovato un po' di tempo fa, l'Arc Light Spanner. Ma prima ho completato la squadra. Abbiamo Vulpix e poi ho trovato, ragazzi, questo golem nella sabbia, a cui ho insegnato anche Rock Smash, come potete vedere. Io volevo farvi vedere le statistiche una volta, ma... E niente, come vedete l'ho incontrato a livello 29 nel deserto, così a caso, è abbastanza raro, ma non troppo. E niente, l'ho messo in squadra perché golem è abbastanza forte. E poi abbiamo Vulpix allenato fino al 36, quindi direi che prima di andare è arrivato il momento di evolverlo. Io la pietra focaia ce l'avevo. Ok, perfetto, mi stavo preoccupando. Ed ecco che stiamo per avere sicuramente uno dei miei Pokémon di tipo fuoco preferito, ovvero Ninetales, il Pokémon dalle 9 code. Credo che tutti conoscano la leggenda di Ninetales delle code, non ve la sto a ripetere. Vediamo se impara qualcosa, niente. Comunque vi faccio vedere anche le sue statistiche. Come mosse a Will-O-Wisp, Confuse Ray, Safeguard e Fire Pump. Ovvero, magari ve le devo tradurre: fuoco fatuo, stordiraggio, salvaguardia e fuoco lanciafiamme, scusatemi. Quindi, ora che siamo pronti, entriamo nella palestra. Vediamo cosa ci aspetta. Sembra... Ok, è una palestra di zombie, perfetto. Lo zombie da battaglia. Ok, vabbè, insomma... Osteria, cosa sei? Mamma mia, che bello. Oppa. Stai scherzando, al 58, ma come? Beh, grazie mille, ma io come faccio? Me lo spieghi? Aspettate, raga, questo qua è un allenamento incredibile, però, ora che ci penso. Raga, forse ce la faccio, Non è troppo difficile, perché, raga, con Golem qua mi faccio un allenamento incredibile. Io vado di Rock Smash, voglio vedere quanto tolgo, perché poi diminuisco anche la difesa speciale, forse. La difesa fisica. Raga, è facilissimo, perché alla fine con Golem elimino tutti. Guardate! Questa qua, oh mamma mia, raga, ci proviamo in questa parte, dai, sì. Ci si prova. Tra l'altro ho preso anche le pozioni, quindi no problem. Ok, Ninetales, tanto mi sarai inutile, in questa parte combatterà praticamente solo questo tizio qua. Vabbè, comunque non ve l'ho detto, ma penso che l'abbiate notato. Non si può neanche uscire, perfetto, li ho portati tutti al 36 più o meno. Vai, sfidami. Vai, il momento di combattere. Vai, Bleedstone, porco Giuda. Allora, aspettate, dato che questo qua mi sembra un tipo acqua. Esatto, noi mettiamo davanti Swellow. Allora, voglio provare ad andare di Endeavor, perfetto. Guardate, gli togliamo abbastanza. Ora, proviamo con un double team tattico. Cioè, proviamo a evitare i suoi attacchi. Ok, adesso vai ancora di rimonta, che tanto lui adesso... Ok, perfetto. Wing attack, proviamola. E dai, però, basta ricaricarti. Rapid spin. Raga, vedete che non ci fa assolutamente niente. Cioè, forse questo qua è un modo incredibile per allenarsi. Dai, sì, in questa parte facciamo questo. Nella prossima magari andiamo a Cuor di Lava. A meno che, boh, poi magari c'è un tizio con i Pokémon a livello 70 e chiaramente poi li perdo e ciao ciao. Appunto, perdo. La parola speciale è perdo. Headbutt. No, niente. Headbutt di nuovo. Rapid spin non ci fa troppo. Dai, dai, Quillshark, dai, Quillshark. Bravissimo, Quillshark. E sali, forse. Golem sale. Vuole imparare Rock Blast. Al posto di Rock Tomb, raga, sì. Perché comunque fa di più. Perfetto, abbiamo sconfitto anche questo qui. Lo zombie da battaglia. Molto interessante. Ora, proseguiamo. Sala della forza. The Battle Zombie. Lo zombie da battaglia tentenna. Per la tua presenza. Ah, è spaventato. Uccidila. La miseria, che rabbia. Vivo Saur. No, mi sa che non vivi perché sei uno zombie. Ok, questa non era proprio bella bella come battuta, però vabbè. Questo è il mio livello di battute, quindi dovete... Ah, giusto, Brillo mi ha imparato Sky Uppercut, ovvero stramontante, se non sbaglio in italiano. Sì, stramontante. Vai, continua così. Adesso ce la giochiamo tutta così, raga, perché non c'è altra scelta.
Zombie Leaver. Oh mamma mia. Allora, calma, così non lo butto giù più io però. Allora, facciamo una cosa. Facciamo sprecare tutti i zombie leaver e poi magari switchiamo, così almeno ci siamo. Cioè, possiamo combattere ad armi. Porco Giuda, ma shottato. Stai scherzando? Ok. Ottimo. Ottimo, ottimo. Mi sa che abbiamo vinto. Ok, no, le abbiamo prese in culo, perfetto. E niente, qua serviva effettivamente... Ninetales. Max Revive. Raga, mi sono preso troppo bene questa cosa. Allora, facciamo una cosa, fiera. Self Destruction, facciamo in tempo. Peccato, peccato. Dai, Ninetales, è il tuo momento. Razor Leaf. Aia, mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo. Ok, allora, calma. Ah, ho preso anche delle soda pop, giusto. Razor Leaf. Ok, no, raga, è impossibile, perfetto. E fra un po', quando saremo un po' più forti, ci riproveremo. Comunque adesso taglio, mi rifaccio tutto il tragitto per andare dove ci siamo lasciati l'ultima volta e partiamo per Cuor di Lava. Ok, ragazzi, eccoci qua. Dopo aver preso un sacco di botte in quella palestra, siamo pronti per proseguire. Allora, vi faccio una premessa. Durante l'allenamento ho battuto questi due allenatori per sbaglio e quindi, vabbè, niente. Qua potrete trovare, stavo per dire, solo Ombone e ho appena trovato un'Abra. Vabbè, comunque, prevalentemente potete trovare... Porco Giuda, ma no, non puoi! Fino a prima sono apparsi solo ed esclusivamente... Eccolo, eccolo. Ok, allora trovate solo Ombone e Abra, così almeno siete più felici. Ok, proseguiamo e come vedete ci sono... Un allenatore, credo due, perché nel gioco originale c'era. Ok, sfidiamo per primo questo. Frost, ciao. Ciao, non sapevo che fosse stato implementato in Snakewood. Mi fa piacere. Snorlax al 33. Comunque va capo. Glalie, vabbè, non c'è problema. Bastardo. Sì, due volte. Filatelo, va. Ole, grande Ninetales, abbiamo battuto Frost. Benissimo. Ora abbiamo anche sto tizio qua, che immagino sia un altro di quel Vroar. Frost Demon Rakor vorrebbe combattere a un Seal. Ok, io switcho subito perché ho sinceramente paura che utilizzi una mossa di tipo acqua. Invece uso Ruggito, chiaro. Mega Drain e ciao ciao Seal. Ora vediamo altri Seal. Perfetto, a livello 29. Poi sei anche scarso, ottimo. Snorant, e a sto punto direi che possiamo ributtare dentro Ninetales con lanciafiamme, fa stragi. Tutti felici. Ah, comunque ragazzi, su quella palestra lì credo che si possa tenere effettivamente una medaglia, perché se non ricordo male, quando scaricai sto gioco, o meglio, quando, perché poi questo gioco qua... Ok. Comunque stavo dicendo, questo gioco qua... Me l'ha passato un mio amico, ma mi ha detto che... Cioè, avevo letto la descrizione, io avevo letto, se non ricordo male, che c'era una palestra... Chiamiamola posseduta dagli zombie, si potrà dire? Sì, comunque, sì, una palestra posseduta dagli zombie. Comunque, questa grotta qua mi fa molto... Ah, ok, su di qua, che idiota. Mi fa molto grotta dei giochi Pokémon, quella... Le solite grotte sclerotiche... Con il ghiaccio, quindi... Evviva... Tra l'altro si trovano solo questi Pokémon. Fuga. E proviamo a entrare qua. Ah, questo percorso qua è difficile, ho capito. Come faccio ad arrivare lì? Me lo sapresti spiegare? Ok, forse ho capito dove dobbiamo andare, raga. Allora, dobbiamo cercare in qualche modo. Ok, forse ce l'ho. No. Allora, di qua, poi. Allora, fermi. Torniamo qui. Qui, perfetto. Ottimo così. Un altro Snorant. Chiaramente non ho preso i repellenti, raga. Vabbè. Mi sa che dobbiamo andare qui. Cos'è? Perché? Allora, fermi. Water bottle. Cos'è sta città? Aspetta, parliamo con quel tizio là. Ah no, non possiamo? Sì, possiamo, fermo. Dimmi. No, no. Giovane guerriero, troverai il mostro
Ah, ok. Devo tornare indietro. Stai scherzando? Ah, ok. Vabbè, cominciamo a sfidare sti vecchietti qua. Minchia. Cosa sei? Con la musichetta del rivale, poi. Allora, Fire Pump. Eliminiamo sti qua prima. Ha detto che tornando dentro dobbiamo trovare il troll. Quindi adesso andiamo, raga. Cioè, sti cazzi, voglio il troll. Prima chiaramente battiamo questo, si spera. Sandstorm sto cazzo. Ciao ciao Baltoy. Ok, stavo sostituendo coso, Ninetales, ma è finita la battaglia. Mi sembra giusto. Oh, scusami, non volevo, perdonami. Allora, come si fa a tornare lì adesso? Ok, non si può tornare lì. Perché ho fatto... Ah no, forse... No raga, mi sa che dobbiamo scendere adesso, perché... Perché lì non si può andare. Infatti. Ah no, ma che idiota, ecco. Che idiota, ok. Raga, cerchiamo sto troll. Oh mamma mia. Non vedo l'ora. Voglio trovare il troll. Ok. Sarebbe... Non vorrei sbagliarmi, ma sarebbe gelo raggio. Ah no, Bora. Ok, dai, non mi lamento di Bora, chiaramente. Ok, però, raga, dov'è che sarebbe sto troll? Cioè, nel senso che non lo vedo. Cioè, non vedo un posto dove potrebbe nascondersi. Lì no. Ah, forse abbiamo bisogno di forza che si troverà laggiù. Che dite? Perché io forza, ora come ora, non mi pare di averla. Quindi... Immagino che, allora, a meno che non mi sono perso qualche vietta qua. Ma no, non me la sono persa. Dobbiamo, raga, tornare indietro e cercare forza. Direi che lo facciamo nella prossima parte. Ora sarà un bordello ritornare qua. Fuori fa un casino. Allora, umbone. Levati, dai. Non voglio parlare con te. Via. Porca troia. Ok. Quindi, vabbè. Sneasel. Bellino. Però ti uccido. Comunque raga, stavo dicendo, nella prossima puntata andremo verso sud e cercheremo forza, evidentemente, perché è quella che ci manca. Fatemi solo vedere chi si trova qua. Vabbè, potevo anche evitare. Niente raga, noi ci vediamo nella prossima parte. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale, rispondere alla domanda del giorno che come al solito avrete trovato all'inizio video. E noi ci becchiamo appunto in un prossimo video.